L'orchestra è sciolta. Vorrei tornare al mio paesino, a Yamagata. Arriva in Italia il film giapponese Departures, che lo scorso anno vinse a sorpresa l'Oscar come miglior pellicola straniera, battendo opere come La classe e Walzer con Bashir. Il tanato esteta. Tanato esteta? Preparare i corpi e adagiarli nella cassa. Il protagonista del film è un giovane violoncellista che, dopo che la sua orchestra a Tokyo si è sciolta, decide di ritornare nel suo paese natale per rifarsi una vita insieme alla moglie. Qui troverà lavoro in un'agenzia che si occupa della preparazione cerimoniale dei corpi dei defunti prima della cremazione. Vuoi provarci tu? Sì. All'inizio è riluttante, tanto da tenere segreto il suo lavoro anche alla moglie. A poco però scoprirà la bellezza di quell'attività e tramite il contatto quotidiano con quei morti che deve accompagnare nel loro ultimo viaggio, si riconcilierà con la vita, riappropriandosi della propria esistenza che sembrava sfuggirgli di mano e riappacificandosi con il padre che non aveva mai conosciuto. Pur nella tristezza dell'ultimo addio, quanto viene eseguito per preparare il defunto, immersi nel silenzio pieno di pace. Voi oggi avete reso mia moglie bella com'era da viva. La pellicola, diretta da Yojiro Takita, autore molto acclamato in patria, è una riflessione sulla vita a partire dalla morte, un racconto di formazione e di riconciliazione che unisce drammaticità e momenti umoristici. Una toccante meditazione, molto debitrice della cultura orientale, di quanto vita e morte siano intrecciate e di quanto sia necessario rispettare entrambe per raggiungere l'equilibrio e la felicità. È una storia molto bella. Chi te l'ha raccontata? Mio padre.